Bene, allora io credo che per un amministratore, qui come vedete ci sono altri amministratori, la prima cosa da fare sia non prendere in giro nessuno. Quindi io con molta schiettezza, onestà, provo a dirvi che cosa questa amministrazione, a mio giudizio, ha fatto in questo senso, oppure anche che cosa non ha fatto o ha fatto in ritardo, e quindi è da completare. Quindi tutto. Cosa penso che si possa fare, cosa penso che molti comuni abbiano fatto, non soltanto Pavia, anche gli altri comuni che vedete qui. Prima cosa, avere portato, affronto tutto quello che ha impatto sul clima, sul risparmio energetico e sull'efficienza. Primo fattore, avere dimezzato i rifiuti conferiti all'inceneritore grazie alla raccolta porta a porta è un contributo sostanziale. Quindi primo elemento questo. Secondo elemento, l'allargamento delle zone pedonali e il passaggio quindi di zone da zone a traffico limitato oppure zone aperte a zone pedonali, come lo sapete, Corso Cavour, Corso Carlo Alberto e le altre piazze del centro storico. Terzo fattore, avere approvato nel piano di governo del territorio la ridestinazione a verde di aree che invece nel precedente piano erano state identificate come edificabili. Terzo elemento. Quarto elemento, un elemento critico perché non riguarda solo Pavia, lo sapete, il problema principale della qualità dell'aria che abbiamo riguarda tutta la pianura padana. Questo posso dirvi, che il Comune di Pavia è stato in prima fila nel tavolo regionale insieme agli altri sindaci per arrivare a quell'accordo che, lo sapete, arriva a limitazione del traffico nel caso di superamenti dei livelli del PM10. Vi dico subito che non è sufficiente, lo so benissimo anch'io, e non è sufficiente limitare i diesel Euro 3, Euro 4 per arrivare al risultato, bisogna andare oltre. Quindi questo lo considero un risultato parziale ma molto importante, perché almeno in tutte le regioni del nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, quando si superano i livelli di PM10 il traffico viene limitato. È un primo passo, significativo, non sufficiente, sono io il primo a dirlo. E infine l'ultimo elemento, questo lo considero assolutamente un elemento mio personale, perché non è stato condiviso dalla maggioranza, ve lo voglio dire, avere fermato un progetto di parcheggio sotterraneo sotto i giardini davanti al castello Visconteo. Io credo che questo sia un risultato positivo. Vengo a dirvi invece quello che secondo me abbiamo fatto parzialmente o in ritardo. Un primo elemento importante è quello che sta ancora avvenendo, è un po' tardi, siamo arrivati solo al quinto anno, al quarto anno, la sostituzione dell'illuminazione pubblica, le lampadine tradizionali con i LED, con un risparmio energetico nettissimo, lo sapete benissimo che i LED consumano molto molto meno, quindi questo è un buon risultato ma effettivamente è ancora da completare. Secondo, sono cose forse un po' tecniche, non abbiamo fatto abbastanza perché il contratto di gestione calore degli immobili comunali prevedesse un maggiore incentivo per attingere a fonti rinnovabili e quindi ha portato un risparmio energetico, ma anche questo non è sufficiente, ve lo dico anch'io. Terzo, abbiamo ripreso la piantumazione di aree, anche questo non in modo sufficiente, l'abbiamo ripresa anche con la collaborazione dei cittadini, delle associazioni e anche di forze politiche qua presenti. Anche qui vi dico, abbiamo fatto dei passi ma non basta. Ancora, i progetti del bando periferie che vogliono dare una netta priorità alla mobilità pedonale e ciclabile, non ci siamo arrivati, non ci siamo arrivati per tanti motivi che non sto qui a raccontarvi, ma non ci siamo ancora, e invece questa sarà un'altra svolta importante. Come pure sono io il primo a dire che non abbiamo fatto abbastanza per le piste ciclabili, abbiamo fatto alcuni passaggi ma non basta. Così come abbiamo fatto passi avanti secondo me nel regolamento per l'accesso al centro storico del carico e scarico merci, ma non basta, bisogna andare oltre anche questo. E mancano, questo ve lo dico come carenza, è vero, avete ragione, mancano le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, mancano, non siamo arrivati a farle in tempo, bisogna ammetterlo onestamente. E
Ancora l'ultima cosa, abbiamo fatto delle case dell'acqua che sono una grande cosa per ridurre il consumo di plastica e di bottiglie di plastica. Ce ne vogliono forse di più, ma io ricordo a tutti una cosa, questo non è merito del comune, strettamente è merito di ASM di Paviacque, l'acqua che esce dai rubinetti di Pavia, come di tutti i nostri comuni, è acqua bevibile, buona, potabile, non serve comprare l'acqua nelle bottiglie di plastica, ricordiamolo, non serve! E invece ho finito davvero. L'ultima cosa, avete ragione, noi l'abbiamo fatto e bisogna farlo. Bisogna trasformare il piano d'azione per l'energia sostenibile approvato da questo comune alcuni anni fa nel piano d'azione energia sostenibile per il clima. Bisogna quindi dare un'accelerazione forte, forte, non c'è dubbio. Questo personalmente lo lascio come mandato alla prossima amministrazione. Grazie. Quindi dovremo continuare a protestare, a fare di tutto per fare in modo che questo fantastico piano energia climica, questo piano energia clima e questo patto dei sindaci vengano rispettati, perché altrimenti la situazione diventa devastante. Entro il 2100 quell'uomo potrebbe essere estinto. Quindi se non facciamo ora non succederà, non possiamo pensare di avere una carriera, di avere un futuro e tutto. Ci siamo.